Non chiamateli tifosi. Centinaia di ultra coinvolti, il traffico della 1 bloccato verso nord per 50 minuti, l'area di servizio di Badia Alpino vicino ad Arezzo, dove morì nel 2007 Gabriele Sandri, supporter della Lazio, ancora al centro di scontri tra tifosi, come l'11 novembre di 16 anni fa. È stata una giornata di ordinaria follia sportiva quella di ieri in Toscana. Protagonisti ultra del Napoli e della Roma in trasferta al nord, i primi a Genova, i secondi a Milano. Nella guerriglia è rimasto ferito un romanista arrestato per rissa aggravata. L'incontro tra gli ultra non è stato casuale. Le due tifoserie si erano date appuntamento per uno scontro. Una sorta di resa dei conti per l'odio che risale alla tragica morte del supporter napoletano Ciro Esposito, nel 2014 a Tor di Quinto, per mano di un ultra romanista. Tifoserie che si è sempre cercato, almeno nelle frange estreme, di tenere a distanza, e infatti per timore di episodi violenti l'autogrill era presidiato, ma la resa dei conti c'è stata lo stesso. Gli scontri hanno avuto inizio intorno alle 13.30, circa 350 i tifosi del Napoli nell'autogrill, 250 quelli della Roma che sono arrivati a piedi, scendendo in autostrada e poi andati via velocemente. Durissimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha chiesto la massima severità contro gli ultra.